me somebody. Amici di LiguriaWeb.tv, eccoci a un'altra puntata. Questa volta non è una puntata sportiva, ma come sono solito dire, qua non parliamo solo di sport, ma parliamo un po' di tutto. Diciamo che a volte ci prende il delirio di onniscienza, perché vaghiamo da brancoliamo da parte mia, perché sono quello che ne sa di meno, ovviamente. Io pongo solo le domande da un argomento all'altro, e in questo caso parliamo di uno scrittore di libri. Paolo Gorlero da Imperia, al mondo, alla realtà sposato con due figli. Sposato con due figli. Ovviamente non fa lo scrittore, perché tutti quelli che sono venuti qua non sono scrittori professionisti, sono scrittori amatori, ma scrittori comunque di grande capacità. Paolo Gorlero è venuto a parlarci di questa sua fatica, di questo libro, 18 ore di pensiero. Paolo, innanzitutto complimenti, perché io ho una vita che vi propongo di scrivere un libro e ancora non ho avuto l'idea di cominciare. Non l'idea di cosa scrivere, l'idea di cominciare a scriverlo. Ci sarà sempre tempo. Ci sarà sempre tempo, speriamo che poi mi decida, per cui vi invidio sempre, vi invidio, anche perché vedo che alcuni arrivano con un libro, poi un anno dopo il sequel, il prequel, continuano a lavorare con grande passione. Perché nasce questa idea del libro e come nasce? Innanzitutto hai ragione, bisogna avere un po' di coraggio per prendere una penna in mano. Sì. Questo libro è iniziato 20 anni fa sui libri dell'università. Poi ho scritto la genesi proprio... Sì, 20 anni fa. Poi è rimasto nel cassetto per quasi 20 anni. Interesserebbe persino un approfondimento da parte del nostro antropologo Giuliano Arnaldi. Assolutamente. Visto l'epoca da cui ho iniziato. Assolutamente sì. Poi, come tutte le tappe della vita, ha avuto un momento in cui è ripartito. Alla morte di mio padre, nel 2009, ho deciso di riprenderlo in mano e di portarlo a termine. È la storia di un ragazzo, di un adolescente che passa la sua adolescenza, la sua giovinezza e arriva, diciamo, alla soglia della vita degli adulti, no? Dalla maturità? Quasi dalla maturità. E c'è qualcosa di autobiografico? In parte autobiografico, come tanti scrittori. In parte autobiografico, il primo sì. Sto già studiando sul secondo, ma il secondo è totalmente inventato. Questo qua invece... Quindi il secondo non sarà un sequel, no, ognuno sarà un pezzo fine a se stesso. Assolutamente sì. È stato scritto per passione, per pura passione, e durante appunto il periodo in cui mio papà stava per morire ho deciso di scrivere 18 ore di pensieri, cioè una parte della vita, della mia vita, che lui non ha potuto vedere, non ha potuto conoscere o che io non gli ho fatto vedere. Il protagonista si chiama Pablo, è un ragazzo l'ispanico di Paolo, o messicano di Paolo, chiaramente. Esattamente. Che attraverso storie, vicissitudini, amori, dolori, pianto, fatica, arriva a quel momento e il narratore, diciamo, analizza, cerca di dare una visione di questo percorso di vita, di questo viaggio di conoscenza interiore, analizzandolo da due prospettive differenti. Io ho aperto il libro così, però mi ha colpito questo passaggio. Questo spazio di tempo è durato quasi 7 anni. Sono passato da una situazione di precariato estivo a quella di lavoratore annuale, facendo della mia vita lo scheletro di se stessa. Assolutamente sì. Diamo una spiegazione a questo passaggio? È stato un passaggio della vita in cui la situazione di precariato, la situazione di difficoltà nell'ambientamento del mondo del lavoro mi aveva portato a una situazione davvero di scheletro di me stesso, no? Dunque non trovavo una dimensione, non trovavo la mia verità. Questo poi mi ha portato a un momento anche di depressione. Nel libro verrà descritto con molta lucidità e senza aver paura di nascondere i propri disagi, no? Dunque l'angoscia, la sofferenza. Il libro esprime tutto questo, ovviamente, esprime tutto. Assolutamente questo. Sì. Ah, sì. E poi arriva la tranquillità, arriva la serenità, c'è il momento in cui comunque fatti debiti conti con tutto quello che è avvenuto precedentemente, si arriva a una summa in cui l'aver filtrato, l'aver metabolizzato tutte queste esperienze, queste sensazioni, questi sentimenti, mette in pace Pablo con se stesso. Mette
in pace Pablo con se stesso e si capisce che in realtà il narratore e Pablo sono esattamente la stessa persona, che al cospetto di un dolore si rendono conto che il percorso che stavano facendo era quello giusto e che tutte le domande che ci siamo fatti, perché fondamentalmente siamo uomini del dubbio noi, dunque camminiamo e cerchiamo delle risposte a tutte le domande che ricordo, ci facciamo. Ricordo che ci fu una adunata, chiamiamola così, di qualche anno fa in cui un presidente nazionale intitolò questa riunione plenaria "Siamo uomini del dubbio", salvo poi l'anno successivo definirla costruttore di certezze. C'è il passaggio dal dubbio alla certezza? È un passaggio difficile, però diciamo che qualche certezza bisognerà pure costruire. Bisogna avere delle certezze, piano piano bisogna costruirsi. È certo che siamo qua a parlare di qualche cosa di metafisico magari, ma di sicuro, di certo, che hai vissuto e che hai concretato poi. Tutto quello che è stato il passaggio, dunque anche gli errori, anche le difficoltà, cementano la certezza della quale tu parlavi, no? È fondamentale nel passaggio di ogni uomo e di ogni persona che voglia trovare la propria verità. Allora, non dobbiamo raccontare troppo del libro, perché il libro va acquistato, no? Assolutamente. Dove lo troviamo il libro per acquistarlo? Allora, è nato nel 2014, è stato pubblicato da una casa editrice d'Imperia, successivamente l'ho mandato in giro per l'Italia e ha acquisito i diritti la Antonio Tombolini, casa editrice. Dunque lo troverete in ebook, in formato ebook, su Antonio Tombolini editore, nella collana Klondike troverete autori, Paolo Gorlero, 18 ore di pensieri. E poi varrei a presentare anche il secondo libro, sì. Anche perché c'è la vecchia leggenda che ripeto sempre agli ospiti che vengono la prima volta da me, che porta buono a passare le mie trasmissioni. Assolutamente. E possiamo già annunciare qualche cosina, preannunciare qualcosina? Credo che uscirà il prossimo anno, ma è ancora presto, perché sono a metà dell'opera, dunque devo riuscire a chiuderlo entro fine anno, ma penso di farcela. Nel mezzo del cammino della tua vita. Assolutamente. Benissimo, sì. 18 ore di pensieri di Paolo Gorlero, abbiamo raccontato alcuni contenuti di un libro che vi consiglio veramente, perché si tratta di un percorso interiore estremamente affascinante e suggestivo. Grazie per averci seguito, grazie Pablo. A voi, grazie dell'ospitalità. Sento come ti ho chiamato, Pablo. Pablo. Sentito. Alla prossima. Grazie Stefano. Arrivederci, un'altra puntata qua sugli schermi di LiguriaWeb.tv. Grazie a tutti.